Ok, facciamo la correzione con le sue indicazioni regolative. Primo esercizio. A. Costante ascendente in funzione determinato in quale intervallo appunto decrescente, decrescente se presenta massimi, minimi o flessi. La prima è la funzione uguale a x alla seconda più 9 fratto x, se non ricordo male, sì. Allora, intanto per prima cosa vediamo dove la funzione è definita e continua. Il dominio della funzione è tutti i numeri reali, 0 escluso, perché il denominatore è x e il denominatore non deve annullarsi una funzione razionale. Quindi dovunque tranne che in 0 la funzione esiste ed è continua ed è anche derivabile, perché è un rapporto di funzioni derivabili. Allora, derivata prima. È una funzione razionale. Se chiamiamo numeratore diviso denominatore n su d, ok, dipenderanno da x, allora la regola di derivazione dice denominatore al quadrato, il numeratore è fatto in questo modo, il numeratore della funzione derivato n primo x per il denominatore così com'è, senza derivata, meno il numeratore così com'è per la derivata del denominatore di primo. Ok? Ora il numeratore è x alla seconda più 9, la cui derivata prima vale 2x. Il denominatore è x, la cui derivata prima vale x, scusami, vale 1. Quindi prendo al posto di n primo, devo mettere 2x, al posto di b primo 1 e nel denominatore questo alla seconda. Scusatemi, x alla seconda, perché il denominatore è x. Ok? Quindi per la derivata del punto del vale x alla seconda al numeratore ho la derivata del numeratore che è 2x per il denominatore non derivata che è x meno il numeratore così com'è x alla seconda più 9 per la derivata del denominatore che è 1. Seconda sotto 2x per x fa 2x alla seconda meno x alla seconda meno 9. Quindi 2x alla seconda meno x alla seconda fa x alla seconda meno 9 su x alla seconda. Il numeratore è un prodotto notevole, posso scomporlo in x più 3 per x meno 3, perché è una differenza di quadrati. Il denominatore invece è un quadrato, che è sempre positivo. Per trovare i massimi e i minimi e dove la funzione è crescente o decrescente, studio il segno della derivata. Cioè vedo dove è positivo, dove è negativo e dove cambia segno. Quindi devo risolvere la disequazione x più 3 x meno 3 fratto x alla seconda maggiore o uguale a 0. Il numeratore x più 3 x meno 3 maggiore o uguale a 0 ha due fattori, x più 3 che è positivo se x è maggiore di meno 3, x meno 3 che è positivo o nullo se x è maggiore di 3. Il denominatore x alla seconda è positivo qualunque sia x diverso da 0, perché è un quadrato. Meno male, ci semplifica la vita. Quindi avrò una riga che mi, della tabella, una riga che mi indica il segno di x più 3,
una che mi indica sia un 10 meno 3 e una per il denominatore. Ok? Quindi questi rappresentano i valori delle x, ho meno 3, 0 e 3. X più 3, x meno 3, x alla seconda. Tutte queste formano il numeratore. Pardon. X più 3 è positivo a destra di meno 3, quindi meno più e qui è 0. X meno 3 è positivo a destra di 3, meno più e qui è 0, 3 o nulla. Il denominatore è positivo dovunque, tranne il 0 dove c'è nulla, ma essendo il denominatore quel valore non sarà mai accettabile. Di conseguenza, meno più, più meno di nuovo, più, tutto più. 3, il meno 3, la derivata si annulla. A sinistra di meno 3 è positiva, in 3 si annulla, tra 3 e 0 è negativa, in 0 non esiste, perché 0 annulla il denominatore e non è accettabile, tra 0 e 3 di nuovo è negativa, in 3 si annulla, a destra di 3 è positiva. Questo è il segno della derivata. Quindi la funzione y a sinistra di meno 3 è crescente, tra meno 3 e 0 è decrescente, in 0 non è derivabile perché la derivata diverge, tra l'altro 0 non è neanche nel dominio, quindi se non è continua mai più è derivabile, tra 0 e 3 ancora è decrescente, a destra di 3 è crescente. Quindi, prima cosa importante da dire, se in 0 la funzione si, cioè scusate, la derivata prima si annullasse anziché divergere, supponete che questo 0 sia il numeratore anziché il denominatore, qui avrei un riflesso, perché la derivata si annulla senza cambiare segno. Quando questo accade è un riflesso orizzontale. Qui invece non è così, perché la derivata è negativa a sinistra e negativa a destra, ma in 0 diverge. Quindi in quel punto non posso avere un flesso, perché in un flesso la funzione esiste ed è derivabile. Ok? A sinistra di 3, di meno 3 è crescente, a destra è decrescente, quindi in meno 3 ha un massimo. La funzione qui è fatta come una parabola rivolta verso il basso. In 3 passa da decrescente a crescente, qui c'è un minimo. Quindi la funzione ha un massimo in meno 3, un minimo in 3 e non ha flessi. È crescente per x minore di meno 3 oppure maggiore di 3. È decrescente tra 0, tra meno 3 e 0 ed è decrescente tra 0 e 3. Quali sono le ordinate? Allora, il massimo è in x è uguale a meno 3, la cui ordinata è uguale a f di meno 3, cioè, fatemi ricordare come era fatta, meno 3 alla seconda più 9 diviso x che era meno 3. Quindi 9, 18 diviso meno 3 per gli amici meno 6. Quindi il massimo è il punto di coordinate meno 3 meno 6. Il minimo x uguale a 3, f di 3 uguale 3 alla seconda più 9 diviso 3, quindi più 6. Quindi il minimo ordinate 3, 6. E aggiungiamo anche che se f di x è crescente, se x è minore di 3 o di meno 3 oppure
rischio maggiore. Mentre decrescente tra meno 3 e 0 e tra 0 e 3. Non ci sono flessi. Orizzontali, quelli non orizzontali, per trovarli e andare a studiare il segno della derivata seconda. Che però lì non era richiesto. Ok. Seconda funzione, posso andare avanti? Quindi 1b y uguale 2x più 3 fratto x alla seconda più 4. Qui cosa succede? Beh, qui ho il denominatore x alla seconda più 4 che non si annulla per nessuna x, perché se quali x annullano questa espressione, trovo un delta che vale 0 meno 16, che è negativo. Quindi x alla seconda più 4 è diverso da 0 qualunque sia x. Siccome il denominatore non si annulla mai, il dominio della funzione è tutto R. Posso calcolarla dovunque. Ed essendo un rapporto di funzioni derivabili, essa stessa è derivabile. Ok? Allora, andiamo a cercare la derivata prima. Il primo vale, al solito, il denominatore al quadrato, quindi x alla seconda più 4 alla seconda. Il numeratore è la derivata del denominatore della funzione di partenza, la scrivo esplicitamente. Quindi la derivata di x alla seconda più 4, no, sul denominatore che devo scrivere. Il numeratore era 2x più 3, di 2x più 3 per il denominatore x alla seconda più 4, meno il numeratore 2x più 3 per la derivata del denominatore. Ok? La derivata di 2x più 3 vale 2 per x alla seconda più 4 meno 2x più 3 per la derivata di x alla seconda più 4 2x. Togliamo le parentesi e semplifichiamo quello che si può semplificare. Non mi conviene sviluppare il quadrato al denominatore, perché? Perché per il fatto stesso che è un quadrato, lo sapevo che già da prima, perché x alla seconda più 4 non si annulla mai, ma siccome è un quadrato ha sempre il segno più, quindi mi risolvi un problema quando andrò a studiare il segno della derivata. So che il denominatore non altera il segno della frazione. Tolgo le parentesi, 2x alla seconda più 2 per 4 a 8, poi ho meno 2x per 2x, quindi meno 4x alla seconda, meno 2x per 3, meno 6x. Ditemi se ci siete. Ok? Ultimo passetto. Il denominatore, ripeto, lo copio. 2x alla seconda meno 4x alla seconda fa meno 2x alla seconda. Meno 6x più 8. Dopo la riscrivo nell'altra parte. Ci siamo? Ok. Devo andare a studiare il segno di questa frazione. Il primo vale x alla seconda più 4 più alla seconda meno x alla seconda meno 6x più 8. Ditemi se ho copiato bene. Sì.
maggiore o uguale a 0. Ora abbiamo detto prima il denominatore, cominciamo da quello che è più facile, il denominatore x alla seconda più 4 alla seconda è maggiore di 0 qualunque sia x reale, non sono nel dominio. Perché? Perché quello che c'è dentro la parentesi abbiamo già visto che non è mai 0, che è una somma di x alla seconda, questo male che vada è 0 perché è un quadrato, quindi questo male che vada è 4, cioè il minimo è 4. Sotto 4 non scende, il quadrato di 4 è 16, non è negativo. E questo non mi dà problemi di segno. Il numeratore, viceversa, merita un'attenzione particolare perché il nome con una A negativa. Lo ricopio. Meno 2x alla seconda, meno 6x più 8. Devo risolvere questa disequazione. Io posso qui moltiplicare per meno 1 o dividere per meno 2, ma se lo faccio devo invertire questa equazione, quindi la disequazione che ottengo, x alla seconda più 3x meno 2, meno 4 se dividessi per meno 2, ok? Dove quel trinomio è negativo, questo è positivo, quindi devo tenere conto del cambio di segno, cosa che può creare qualche difficoltà. È molto meglio tenersi il segno del meno 2. Ok, così so dove risolvo questa, ho subito il segno della derivata, non devo cambiare. Si può fare, ma bisogna essere coerenti. E questo di solito è più difficile. O meglio, può causare errori. Quindi mi tengo questo, ripeto, a x alla seconda più bx più c si può scomporre in a per x meno x1 per x meno x2 se il delta è maggiore o uguale a 0. La a è importante, se è negativo come in questo caso altera il segno di tutto questo prodotto. Ok? Quindi andiamo a trovare x1 e x2 per adesso. È tutto chiaro? Quindi ho... abbiamo che a vale meno 2, b è meno 6, c 8. Ok? In teoria potremmo anche dividere per o raccogliere per 2, ma non fa niente, lasciamo così. Quindi meno b più 6 più o meno radice di b alla seconda 36 più 4ac, scusami, meno 4ac, quindi meno 4 per meno 2 per 8 diviso 2 volte a meno 4, 6 più o meno radice di 36, 8 per 8 64, totale 100. Quindi ho 6 più 6 più o meno 10 diviso meno 4. Col più 6 più 10 fa più 16 diviso meno 4 fa meno 4. Di 6 meno 10 fa meno 4 diviso meno 4 fa più 1. Quindi, tutto chiaro? Torniamo indietro. Il mio trinomio, meno 2x alla seconda meno 6x più 8, lo scompongo come a, che è, quant'è a? Meno 2, per x meno il primo delle due soluzioni, che è meno 4, quindi meno meno 4 fa più 4, per x meno 1. Ok? Quindi studiare il segno della mia frazione equivale a risolvere la disequazione meno 2 x più 4 per x meno 1 maggiore o uguale a 0. Parliamo del numeratore. Ok? Quindi ho il meno 2 che è minore di 0 qualunque sia x, perché è meno 2. Qui la x non c'è,
in meno 2. È meno 2 fine, non c'è il resto. Poi ho x più 4 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 4. E infine x meno 1 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. Quindi avrò tre righe per il numeratore. Andiamo a vederle. X, quindi ho meno 4 e cos'era 1. Ho il fattore, il numeratore è composto da tre parti. Meno 2, x più 4, x meno 1, poi il denominatore che è x alla seconda più 4 tutto al quadrato. Meno 2 è negativo dappertutto, non dipende da x. È meno dovunque. X più 4 è negativo a sinistra di 4, positivo a destra, quindi meno, x è nulla, più, più. X meno 1 è positivo a destra di 1, meno, meno, più, e qui è nullo. Il denominatore è positivo dovunque. Morale della favola. 3 volte meno fa meno, 2 volte meno fa più, 1 volta meno fa meno. In meno 4 la funzione della derivata sia nulla, in 1 sia nulla. Quindi questo è il segno della derivata prima. La funzione è decrescente a sinistra di meno 4, crescente tra meno 4 e 1, di nuovo decrescente a destra di 1. Quindi in meno 4 ha un minimo, in 1 ha un massimo. Siccome la derivata non si annulla mai senza cambiare di segno, cioè non è mai più 0 più o meno 0 meno, non ci sono flessi orizzontali. Affinché ci fosse un flesso dovrebbe avere tutto del tipo qui è 0, qui è più, qui è più. La derivata prima mantiene lo stesso segno e in mezzo si annulla, oppure meno meno in mezzo è 0. Quindi morale della favola, ho un minimo in meno 4, un massimo in 1. Andiamo a vedere quali sono le ordinate. Ho un minimo per x uguale a meno 4, f di meno 4 vale al denominatore, avevamo x alla seconda più 4, non sbaglio, quindi meno 4 alla seconda più 4, al numeratore c'era 2x più 3, quindi 2 per meno 4 più 3, quindi viene 4, 16 e 4, 20, al numeratore meno 8 più 3, di meno 5 ventesimi meno 1 quarto. Il minimo a coordinate è meno 4 meno 1 quarto. Il massimo, lo faccio in un altro foglio, ditemi quando siete pronti. Il massimo era per x uguale a 1, f di 1 valeva 1 alla seconda più 4, 2 per 1 più 3, quindi viene 2 più 3 5, 5, il massimo è 1. E inoltre f di x è crescente per x compreso tra meno 4 e 1 e decrescente per x minore di meno 4 e oppure x maggiore di meno. Devo fare un corso di calligrafia, sarebbe ora. Ci vuole elementare che lo dico. Certo.
domande? Esercizio numero 2. Posso andare? Data la funzione y uguale x alla terza meno 3 x alla seconda, determinare i punti massimi, minimi e flessi, indicando il segno della concavità della funzione. Allora, la prima cosa da fare è notare che è un polinomio. Di terzo grado, quindi la funzione è infinitamente derivabile su tutto R. Questa funzione è di classe C infinita su tutto R. Quindi per andare a individuare massimi, minimi e flessi è sufficiente che studi il segno delle derivate. La derivata prima, y' vale 3 x alla seconda meno 6x, la derivata seconda vale 6x meno 6. Andiamo a studiare il segno della derivata prima. Y' che vale 6x, no, 3x alla seconda, 3 x alla seconda meno 6x maggiore 2 alla 0. Qui posso raccogliere un 3x e ho due fattori, 3x e x meno 2. 3x è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 0, perché 0 diviso 3 fa 0. X meno 2 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 2. Quindi faccio la tabella qua a fianco, i valori ottenuti sono 0 e 2, 3x è positivo a destra di 0 e 0 si annulla, x meno 2 è positivo a destra di 2 e 0 si annulla, più, meno, più, 0, 0, crescente, decrescente, crescente, massimo, minimo. La funzione ha un massimo relativo in 0 e un minimo relativo in 2. Ok? Calcoliamo neanche le ordinate. Se x vale il massimo vale 0, f di 0 è 0 alla terza meno 3 volte 0 fa 0, quindi è l'origine. Nell'origine c'è un massimo relativo. Il minimo è x uguale a 2, ha un ordinato che vale 2 alla terza che fa 8, meno 3 per 2 alla seconda che fa 4. 8 meno 12, meno 4. Ok? Tutto chiaro? Concavità, e qui flessi non ce ne sono perché la derivata si annulla sempre cambiando di segno. Derivata seconda vale 6x meno 6, raccolgo un 6, divido per 0, 6 per 6, e il punto è 1. La derivata seconda è positiva a destra di 1. Quindi 6x meno 6, concavità verso il basso, verso l'alto, in x uguale a 1, ho un flesso. Che tipo di flesso? Beh, un flesso che dove la concavità passa da negativa a positiva è un flesso ascendente. Non è orizzontale, perché in 1 la derivata che segno ha? In 1 la funzione è decrescente. Ok? Quindi ho un flesso ascendente di ordinata
x alla terza, quindi 1 meno 3 meno 2, quindi il punto 1 meno 2 è un punto di 3. Perché la derivata seconda cambia segno annullandosi. Attenzione, potrebbe cambiare segno divergendo, in quel caso non c'è un presto, divergendo la funzione. Ci sono domande? Noi facciamo anche l'ultimo. Data la funzione x uguale a x al secondo più k volte x fratto x al secondo più 1, per quale valore di k il grafo della funzione ha una tangente orizzontale nel punto di ascissa 2 e trovare che tipo di punto è quello in cui la tangente, cioè che tipo di punto è quello che ha ascissa 2. Questa funzione è una funzione razionale, tratta il denominatore x alla seconda più 1 come prima è diverso da 0 qualunque sia x, perché il suo delta vale b alla seconda che è 0 meno 4ac, cioè meno 4 è negativo, quindi questo aggeggio non si annulla mai per nessuna x in campo reale, quindi non ho problemi di denominatore né di segno di denominatore, quindi vado a vedere la derivata, perché se la funzione è ovunque continua e derivabile, perché è un rapporto di funzione derivabile, la derivata del denominatore non sarà zero mai, appunto la funzione derivata ha un denominatore che non si annulla, allora il punto a tangente orizzontale, se in quel valore della x, per quel valore della x la derivata è 0, perché la derivata dà il coefficiente angolare della tangente, è una tangente orizzontale ha coefficiente angolare nullo, quindi questa condizione si traduce in f' calcolato in 2 deve darmi 0, ma questo dipenderà da k che ancora non so, devo trovare un k in modo tale che succeda questa cosa, f' in 2 deve essere 0, quindi calcoliamo prima l'f' per un punto qualsiasi, lo calcoliamo in 2, quello avrà un valore per k, una funzione di k, metteremo quello uguale a 0, troviamo il k che ci serve. Quindi il primo vale, il denominatore alla seconda, derivata del numeratore 2x più k, per il denominatore x alla seconda più 1, meno numeratore x alla seconda più kx, e la derivata del denominatore 2x. La seconda più 1 alla seconda, questo non lo tocco, lo lascio così, faccio il prodotto 2x alla terza più kx alla seconda più 2x più k, poi 2x per meno x alla seconda meno 2x alla terza meno 2kx alla seconda, gli x alla terza si semplificano, meno 2kx alla seconda più kx alla seconda fa meno kx alla seconda più 2x più k diviso x alla seconda più 1 alla seconda. Questa è la derivata in un punto qualsiasi, ma a me interessa in 2. Quindi calcolo la derivata prima mettendo al posto della x il valore 2 e ottengo che cosa? F' in 2 vale sotto
2 alla seconda, che è 4 più 1 alla seconda, e sopra ho meno k per 4, lo scrivo per 4, più 2 volte 2 che di nuovo è 4, e poi più k che non conosco. Quindi ho 4 più 1 alla seconda, 25, sopra questo è un 4 più un k, meno 4k più k fa meno 3k, 4, questo voglio che sia 0. Questo è 0 se il numeratore è 0, cioè se meno 3k più 4 fa 0, cioè se k è 4 terzi. Se k vale 4 terzi, quella funzione ha una derivata nulla della tangente orizzontale nel punto di ascissa 2. Ma potrebbe essere un massimo, potrebbe essere un minimo, potrebbe essere un flesso. Per farlo ho due strade: calcolare la derivata seconda e vedere il segno, oppure vedere il segno della derivata prima, come cambia il segno. Torniamo alla funzione della derivata, cioè questa, mettendo al posto di k il valore appena trovato. Quindi se k è 4 terzi, la derivata prima della funzione vale x alla seconda più 1 tutto al quadrato, abbiamo meno 4 terzi x alla seconda più 2x più k di meno 4 terzi. Più 4 terzi. Più 4. Qui posso raccogliere, se non mi va posso moltiplicare per 6 sopra e sotto, ma è indifferente. Il denominatore non cambia mai segno, l'abbiamo già visto prima. Vediamo qual è il segno del numeratore. Il numeratore vale meno 4 terzi x alla seconda più 2x più 4 terzi. Il delta, b alla seconda, 4, meno 4 volte, meno 4 terzi che è a per c, che è 4 terzi, quindi ho 4 meno 4 per 4 16 per 4 64 noni, e quel più scusate perché meno per meno fa più, 4 per 9 36 più 64 100 noni. È positivo. Quindi x1, x2 è meno b, che è meno 2, più o meno 10 terzi diviso 2 volte a meno 8, 6, 8 terzi. Quindi ottengo col più meno 2 più 10 terzi. 3 per 2 meno, prego. Prego. Diviso 2a. Meno 8 terzi, perché a meno 4 terzi. No, no, fate bene a dire se avete dei dubbi, mi raccomando. Ripeto, meno 2 più 10 terzi, 3 per 2, 6, più 10 meno 6 terzi sopra. Meno 6 fa 4 terzi fratto meno 8 terzi che viene meno un mezzo, e quello col meno viene meno 6 meno 10 meno 16 terzi meno 8 terzi più 2. Lo ritroviamo qua, se ne troviamo 2. No, abbiamo sbagliato i calcoli. Qui cosa abbiamo? Lasciamo stare il denominatore che è sempre più. Abbiamo meno un mezzo e 2.
Attenzione, c'è anche un fattore meno 4 terzi. Il numeratore è fatto di tre parti. C'è la A che è meno 4 terzi, poi c'è x meno meno un mezzo, quindi più un mezzo, e x meno 2. Questo è negativo dappertutto, questo è positivo a destra di meno un mezzo, meno un mezzo, e meno 2 positivo a destra di 2, qui è 0. Meno, più, meno. Decrescente, crescente, decrescente. In 2 c'è un massimo relativo. Quindi il punto di ascissa x uguale a 2 è un questo perché è essenziale tener conto del segno di A. Se avessi ignorato questa riga avrei avuto esattamente il contrario. Fatto o disfatto? Domande? Domande, io mi fermo qua.